Arezzo punta ad essere una città sempre più green. Anche in via Benedetto da Maiano è infatti arrivata una nuova pista ciclabile. È una pista ciclabile importante perché fa parte di un progetto più ampio che prevede circa 30 km di piste ciclabili che riconnettono altre piste ciclabili già esistenti. E alla fine questo dà la misura di quanto questa città, e tra l'altro mi fa piacere fare proprio in questo punto la, diciamo, inaugurazione, perché siamo in un punto particolarmente gradevole dal punto di vista della gestione del verde. Siamo accanto al Parco Pertini, siamo accanto al giardino della scuola Tricca, quindi un punto nel quale i ragazzini vengono volentieri e ora lo potranno fare, non solo loro, anche i grandi, attraverso un nuovo pezzo di pista ciclabile. Si tratta di un'opera prevista nel quadro del cosiddetto Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa Scuola Casa Lavoro, predisposto dal Ministero dell'Ambiente, che cofinanzia progetti di uno o più enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. I lavori erano 4 lotti funzionali, altri 3 li abbiamo presentati nel corso dei mesi scorsi: Viale Mecenate, la zona di Via Pisacane, la zona di Tortaia e infine questa qui. Questa ha anche un colore diverso, un po' più chiaro e molto, molto carino, e come ha detto il sindaco serve per ricucire tutta una serie di piste ciclabili che erano scollegate fra di loro. L'amministrazione, come ho detto più volte, dà gli strumenti ai cittadini per poter essere più green e poter utilizzare altri mezzi di mobilità, e oggi vengono utilizzati particolarmente anche perché i mezzi pubblici non tutti sono così tranquilli di prenderli e i mezzi privati hanno altri tipi di problemi. Quindi diciamo che sicuramente abbiamo dato l'opportunità ai nostri concittadini di utilizzare la mobilità sostenibile, ovvero la bicicletta, piuttosto che i monopattini elettrici che ne vediamo tanti in giro, e finalmente speriamo di piano piano avvicinarci a questo tipo di cultura che non è molto radicata nella nostra città, ma che sono convinto che pian piano arriverà. La pista ciclabile è bidirezionale, larga 2,5 metri, dotata di segnaletica orizzontale e verticale, con un impianto di illuminazione per le ore serali e notturne e tinta di un insolito colore. Un colore diverso dal classico rosso, ce l'ha chiesto la soprintendenza, qui siamo in una zona di vincolo. Ci ha chiesto quindi un colore più simile, diciamo, al terreno, questo è un po' un giallo terra di Siena.